Eravamo. Funziona. Carlo ingenuamente mi ha detto: chi è che apre la conferenza? Nessuno apre la conferenza. A Torino non si apre la conferenza, si siede, si comincia. Prego. Bene. Abbiamo deciso di scambiarci i ruoli, dunque, quindi Carlo Ratti, Beppe, parto io con una domanda su di te. Siamo qui oggi al Salone, il tema è un po' sulle idee, dove nascono le idee. Per te cos'è un'idea? Wow, allora, non è che lui fa sempre il giornalista, perché tanto non so fare l'architetta, però diciamo proviamo a scambiarci un po' le cose. Allora, cos'è? Oggi vorrei che, al di là che io faccio il giornalista e lo scrittore e la televisione, Carlo fa l'architetto, sta negli Stati Uniti, io sto in Italia, lui è un accademico e io no, provare a ragionare un po', perché forse vi può essere anche utile queste occasioni, come secondo me sono anche utili, perché al di là di quello che facciamo, di un libro che abbiamo scritto, sarebbe bello se ognuno di noi uscisse da un incontro del genere, non so se sei d'accordo, con un'idea che non aveva prima. E un'idea potrebbe essere anche, cos'è un'idea? Perché tutto quello che facciamo parte dalle idee, senza le idee non faremmo niente, non lavoreremmo, non inventeremmo, non sapremmo invitare una persona a cena o rifiutare un invito a cena, qualunque cosa. Allora, cos'è un'idea? Allora, caro professore, secondo me un'idea è una pensieri che hanno trovato il modo di stare insieme e servono a qualcosa. Sì, l'ho inventato adesso. Dimmi invece secondo te cos'è un... Secondo te deve servire, cioè deve essere strumentale, deve proprio aiutarti. O può essere un'idea astratta, qualcosa che magari ti cambia la vita, ma non perché serva. Deve servire in questo senso, non servire a fare qualche cosa, ma deve servire a capire meglio una situazione, per esempio, o a spiegartela, o a immaginare, può essere travestita da progetto, può essere travestita perfino da rimpianto, però l'importante è che serva a qualcosa. Servire non è un bellissimo vocabolo, essere il verbo servire, non vuol dire che ci deve essere un'utilità pratica. La comprensione, per esempio, spesso un'idea è: ho avuto un'idea e ho capito una cosa che prima non avevo capito. Ti serve, non ti serve, però ti è servita per capire qualcosa. Cos'è l'ispirazione, secondo te? Ah, ti stai vendicando. L'ispirazione è forse quando ti arriva un'idea. Io come idea direi l'idea forse è qualcosa quando trae tutti i pezzi di questa esperienza che ci portiamo addosso, delle cose che abbiamo visto, cioè quando questi pezzi li colleghiamo in un modo nuovo. Magari quel modo già esisteva, magari qualcun altro ci ha già pensato, quindi magari scopriamo un'idea leggendo qualcosa che qualcun altro ha scritto, che ha già fatto quei collegamenti nello stesso modo. Oppure la scopriamo direttamente noi e vediamo, allora dopo abbiamo messo insieme questi pezzi e quell'idea può diventare magari un edificio nuovo, un modo nuovo di fare architettura o di scrivere. Ti faccio una domanda, provo a farti una domanda parlando di idee, una domanda forse la più difficile domanda che mi è stata fatta. Qualche settimana fa ero a Boston, c'era una mia studentessa che si è laureata, è andata a fare un colloquio a New York, è andata a fare un colloquio a New York con questa persona che si chiama Dan Doctorow, che era il braccio destro del sindaco Bloomberg nella città di New York, ed era appunto uno di questi grandi amministratori delegati americani, insomma così. Quindi si siede, è tornata a Boston quasi in lacrime, si siede e lui le fa soltanto una domanda, le dice: dimmi l'idea più bella che hai mai avuto, pausa, e poi bonus point if you made something out of it, quindi un bonus se poi la trasformate in qualcosa di concreto. E non è una domanda facile a cui rispondere, questa appunto non ha saputo rispondere, non ha avuto il posto, è tornata in lacrime all'MIT dicendo: oh mio Dio, insomma non avrei mai immaginato una cosa del genere. Allora provo a farti la stessa domanda: qual è l'idea più bella che hai mai avuto? Pausa, bonus point if you made something out of it. I made a whole career out of it, cioè, ho fatto un'intera carriera. Allora io parlo, dividiamo la... anche perché vi interessa di più, una buona idea è avere sposato una donna con cui sono sposato dopo 30 anni, per esempio questa è stata un'ottima idea, ed è un'idea che... però forse vi interessano più gli aspetti professionali. Forse l'idea migliore che ho mai avuto è aver capito qual era il mio
talento, piccolo o grande che fosse, ma soprattutto aver avuto il coraggio di fare l'esame di coscienza e di dire: io provo per un certo tempo per vedere se non ci sono state interferenze della passione, cioè se la mia passione per la scrittura, per il giornalismo, per il racconto, per i libri non è una mia fantasia. Il dirlo al Salone del Libro lo faccio apposta, perché la scrittura consente illusioni che altre arti non consentono. Cioè, se voi sapete, io sono un grande cantante, ok, canta, si vede subito. Io sono un grande disegnatore, disegna. Io sono un grande scrittore, è molto difficile. Io ho avuto davvero più volte nella mia vita di persone che mi hanno detto: io devo lasciare il mio lavoro. Il caso più eclatante che ricordo è stato, qualche anno fa, era un commercialista, mi ricordo, mi ha scritto un'email dicendo: guardi, io ho tre figli, 45 anni, faccio il commercialista in Emilia, mi ricordo, ma io so che la mia passione, il mio futuro, io devo seguire la mia ispirazione, io devo essere uno scrittore, le mando quello che ho scritto, lei mi deve dire, perché dalla sua risposta dipenderà se io lascio tutto. E io mi sentivo molto responsabilizzato. Io non leggo mai i manoscritti, lo dico, ma non perché questa conferenza, no, perché chiunque in sala è invitato a no, perché è una grande responsabilità, perché comunque c'è tanta passione, magari tanto lavoro dentro, e quindi ce ne deve essere altrettanto di chi giudica. Guardare in fretta è crudele e non ho il tempo, e lo dico. In questo caso ho avuto così il sospetto e fosse il caso di andare a vedere. Ho letto tre pagine e l'ho chiamato addirittura e ho detto: guardi, ci sono casi in cui le persone devono veramente farsi molte domande, è giusto che abbiano dei dubbi, devono ragionare, il suo caso è molto molto chiaro, non lo faccia. Continui a fare il commercialista, dove sicuramente è bravo, perché una cosa che le posso dire con certezza è che la scrittura non fa per lei. Naturalmente lui ha detto: ma lei ha letto soltanto il mio libro di 400 pagine, aspetta che le mando l'altro. Ha detto: guarda, anche no, anche perché questa è un'altra cosa, così come un musicista, così come un cantante, così come un allenatore di calcio, qualcuno che mastica calcio da tanti anni e ti vede palleggiare per 5 minuti, ma di meno, per 30 secondi, e capisce se tu sei un calciatore o no. Perché non si deve dar credito a uno scrittore, uno che fa di mestiere, e se legge una tua pagina capisce soltanto da come hai girato tre parole? Invece no. Ecco, quindi rispondo alla tua domanda, a questo lungo giro, per dire: forse è stato dar retta alla mia ispirazione, ma non subito. Essere stato critico con i miei sogni. Ecco, questo mi piace, un buon riassunto. È molto bello, mi ricorda una cosa che mi disse Umberto Eco. Poi, poi tu Beppe lo sai, abbiamo lavorato un po' con Umberto Eco, quindi per questo insomma alla fine ci siamo conosciuti abbastanza bene. Una volta mi disse qualcosa dicendo: ciascuno di noi è un po' cretino, ci sono delle cose che non, lui la mise così, ma insomma ci sono delle cose in cui che non ci riescono bene, ma spesso proprio la nostra cretineria in quel campo fa sì che non ce ne rendiamo conto. Ed allora è importante per uno che è in università, per uno che fa il professore, per qualcun altro che ce lo dica, che ci faccia capire le cose dove siamo, possiamo andare bene, le cose dove non possiamo andare bene. E la mia, c'è una storia forse anche mia, personale, adesso poi passiamo, torniamo al tema delle idee. Io quando ero piccolo ho suonato per molti anni il violino, a un certo punto volevo fare il violinista per tutta la vita, fino a quando sono andato a fare l'esame al conservatorio, e penso che coloro che mi ascoltavano abbia avuto più o meno la reazione di Beppe dopo aver letto tre pagine del libro, e quindi mi ha fatto capire del libro del commercialista. E quindi mi ha fatto capire che quella non era la mia strada. In un certo senso è stato forse che in quel caso qualcuno me l'ha fatto capire. Spesso riuscire a capire da soli dove possiamo andare e la direzione in cui andare effettivamente forse è l'idea migliore che possiamo avere. Ma tornando all'idea, quindi all'idea, come se questa è stata la tua idea, una delle idee chiave, ecco, di solito questa realizzazione, questo momento,
la chiamava, dice, prefatory glow, una specie, come si può dire, di bagliore iniziale, una buona traduzione, tu che sai l'inglese, prefatory glow. Un bagliore che un premonitore, forse. Ecco, una sorta di premonizione che tu capisci che sta arrivando, che sei in una giornata, in un momento, in un orario, in una situazione dove potrebbe uscire qualcosa di interessante. E poi lui diceva che c'è invece proprio la visione, lo leggo in inglese, dice... Then there is an instant vision, the lightning bolt of inspiration that turns into rapid speech and a thumble of merging words. Dice che poi c'è una visione istantanea, dice un fulmine di ispirazione che diventa discorso rapido, che diventa una specie di cascata di parole che si mettono insieme. E lui diceva che su questo poi si costruisce il lavoro per anni. Questa è una cosa con cui ti rispondo perché è interessante, potrebbe essere utile. Io credo che ci siano momenti della giornata in cui sia più facile avere delle idee. Anni fa, di nuovo, non è che stiamo facendo, citando nomi di scrittori perché siamo al Salone del Libro di Torino, ma perché col mio lavoro mi è capitato di conoscere alcuni geni anche che hanno un'intervista con Ray Bradbury, che non c'è più, quello che ha scritto Fahrenheit 451 e altre cose, che diceva che mi ha detto, questo l'ha detto a me, non l'ho letto, che tutte le idee gli venivano prima delle 8 e mezza del mattino e tutto il resto della giornata era impegnato in una cosa sola. Lui mi ha detto: fare in modo che le farfalline non scappino. Che è un'immagine bellissima. Io credo che non c'è dubbio che il sonno e i sogni facciano una sorta di reset, io non sono un neurologo, e che il mattino e il dormiveglia, per esempio, siano un momento particolarmente importante. E un altro, tu hai detto la doccia, si potrebbero ricostruirne altri, perché i momenti in cui non hai la mente troppo occupata, se hai la mente occupata da preoccupazioni, hai la mente occupata da impegni, hai la mente preoccupata da questi, o comunque occupata, io credo che sia più difficile. Ci deve essere, perché le idee e l'ispirazione arrivano, ci deve essere un momento di devi lasciare la porta aperta. Magari non entra niente, però se la porta è chiusa o se la stanza è occupata diventa difficile. A te quando accade? Ma direi che accade in modo simile, e tra l'altro mi è capitato, io non sono un esperto in questo campo, in quello che facciamo progettazione, innovazione, quindi le idee sono qualcosa che poi si costruisce, sono due cose diverse però che vorrei dire. La prima è che molto spesso l'idea è qualcosa che nasce in modo collettivo, l'idea è qualcosa che magari c'è già, questo glow non è solo un glow individuale ma è un glow, una premonizione che viene all'interno di un gruppo, e la difficoltà a quel punto non è soltanto avere le idee, perché le idee alla fine trovate finché volete, se andate in rete non siete che bombardati da nuove idee, nuove connessioni. La difficoltà, cioè la cosa bella, la cosa importante è quello, insomma, tu hai citato Nabokov, quindi prendo come esempio quello che disse Hemingway, ed Hemingway in questa intervista alla fine della sua vita disse: no, guardate, la cosa più importante è il bullshit detector, in italiano non so come tradurlo, si potrebbe tradurre come il rilevatore di stronzate, e quindi cioè, insomma, ci sono un sacco di cose, di idee, di connessioni, di cose che vedete, a cui uno viene esposto semplicemente viaggiando, andando in rete, navigando, come volete, e la cosa importante è riuscire a capire che cos'è buono tra quelle idee e dargli spazio, in qualche modo riuscire a farlo emergere. Allora forse questo, quello che noi vediamo, sono due cose. Uno, forse nel mestiere che fai tu è più individuale, prima delle 8 da solo è lì che arrivano le farfalle, a volte le farfalle svolazzano in ufficio con tante persone, tra la musica, tra una cosa e l'altra, e però la cosa importante diventa allora il bullshit detector, come riuscire a tra queste cose capire qual è la farfalla che effettivamente può volare. Allora, proviamo una sorta di decalogo. La prima è questa qua, e la traduco così: essere spietati con se stessi. Io credo che tra le idee che ci vengono, e io suggerisco, l'ho messo anche in uno spettacolo teatrale, a un certo punto dico a questa ragazza sul palcoscenico: guarda, quando arrivano le idee portati in tasca un taccuino. L'idea antica di portarsi in tasca un taccuino, si può scrivere anche qua, però insomma è più romantico e forse anche più semplice un taccuino. Vuol dire che delle cose che noi pensavamo, al momento ci sono sembrate buone idee, io credo che il giorno dopo di alcune ci vergogneremo,
ma la vergogna e l'intelligenza di provare quella vergogna e di essere stati capaci di essere critici con se stessi, per quello che ti dicevo, io vorrei un esempio da te di idee sbagliate. Io credo che le idee sbagliate, le strade sbagliate che non abbiamo seguite, siano importanti come quelle che abbiamo seguito. E quindi nel mio decalogo direi che la prima è essere spietati con se stessi e con le proprie idee. Di quelle che portano da qualche parte sono soltanto una minoranza, però molti si innamorano delle proprie idee e con una tenacia degna di miglior causa le portano fino a schiantarsi contro il muro. Ecco, però di nuovo io aggiungerei una dimensione, che è questa dimensione corale. C'è un aspetto bello della rete oggi per cui possiamo anche fare qualcos'altro. Possiamo sì appuntare l'idea e poi il giorno dopo andarla a vedere e allora applicare il nostro bullshit detector per vedere se effettivamente era una buona idea o no. Ma l'altra cosa che possiamo fare è, anche se abbiamo un'idea, in qualche modo condividerla. E dalla condivisione scopriamo tante cose. Noi è capitato in modo inaspettato. Alcuni progetti che magari pensavamo fossero dei progetti bellissimi, che li mettiamo in rete o li rendiamo pubblici e hanno un riscontro magari buono, ma non entusiasmante. E altri invece magari li metti in rete e vedi che diventano virali, in cui ci sono magari milioni di persone che iniziano a condividerli. E allora forse questo è l'aspetto anche bello di oggi, che in fondo possiamo a vicenda non solo generare le idee, ma anche capire in modo corale, in modo collettivo, quelle che sono le buone idee o quelle che non sono delle buone idee. Volevo però aggiungere una cosa a questo luogo, che è quello del fatto che comunque la doccia è o altri spazi sono quelli chiave. E tra l'altro mi è capitato di leggere di recente su internet degli articoli scientifici, hanno avuto anche una notevole copertura mediatica, secondo cui proprio se voi andate a analizzare quello che succede nel cervello, l'idea è quando in qualche modo partono connessioni nuove. E di solito mentre cercate siete impegnati o a risolvere quel problema o impegnati ad altri problemi, queste connessioni sono difficili perché il cervello cerca di trovare la strada più veloce. Spesso la creatività è una strada inaspettata e prende una strada diversa che però vi porta a una soluzione più interessante, a quest'idea che non avevate immaginato. E questo a quanto pare avviene effettivamente quando... quando ci si lascia andare. Tra gli esempi appunto c'è la doccia, c'è il viaggio, c'è fumare una sigaretta di marijuana, ci sono altri esempi, un bicchiere di vino, ma insomma cose che appunto ci permettono di rilassarsi, e a quel punto riusciamo a trovare quell'idea che prima magari era un bagliore, era una premonizione, poi diventa realtà. Magari non tutto insieme, perché uno se beve un bicchiere di vino, fuma una sigaretta di marijuana e va in giro mentre guida la macchina, non va bene. Proviamo a essere pratici. Io un'altra regola che mi piace molto è non escludere. Non escludere vuol dire includere. Includere vuol dire, anzi te lo metto come domanda, fare molte cose diverse. Tu lavori in tanti paesi diversi, per esempio prova a raccontarci, ma non lo so neanche io, negli ultimi 15 giorni dove sei stato, perché io rimango sempre affascinato. Uno degli aneddoti miei preferiti di Carlo Ratti è prima di tutto che lui viaggia sempre in maniera minima, c'ha una borsetta grande così ed è vestito con una giacchettina e una camicia e cambia fusi orari, emisferi, in una maniera, poi mi compare davanti. La mia preferita è stata: Beppe, dove sei? E gli ho detto: guarda, era un messaggio, sono in Australia, bene dai, mi fermo a Melbourne per il lunch. Questa è una cosa che mi ricorderò sempre, perché lui si è fermato, perché non ho capito ancora, ma effettivamente a un certo punto è comparso. Allora tu vedi tante persone, viaggi molto, fai cose diverse, tutto questo non rischia di distrarci? Lascia perdere, dice, ma noi non siamo celebri architetti che girano il mondo, o non siamo scrittori e giornalisti, ma credo che valga per tutti. Qualche volta il dubbio è, ma io non mi sto distraendo? Ma credo che sia un po', il viaggio ha forse due dimensioni. Se torniamo un po' a quello che si diceva prima, al fatto che tante idee sono fuori, tante idee sono già nel mondo che ci circonda, dobbiamo solo fare attenzione, guardarle con curiosità, scoprirle nella realtà, appunto indagarle nella realtà che ci circonda. Se allora questo è il punto di partenza, il viaggio è molto bello, perché il viaggio ci permette di fare nuove connessioni, di vedere cose nuove, di collegare pezzi diversi. Il viaggio, così come può essere la ricchezza del gruppo di lavoro, di nuovo se si lavora insieme, un gruppo di lavoro in cui ci siano persone con formazioni diverse, di età diversa, di provenienza diversa, di estrazione diversa, quindi la diversità da tanti punti di vista è utile, perché ci permette appunto di vedere, di andare a indagare, di scoprire dei dettagli che vengono da
da mondi diversi. Ma il viaggio forse per me è bello anche per un'altra cosa, il viaggio ancora per poco tempo, ma il viaggio è uno dei pochi momenti quando siete in aereo in cui non avete email, non avete telefonate, in cui siete magari, io sono arrivato, rispondo alle tue domande di prima, perché sono arrivato oggi da fuori e quindi questo viaggio di 10 ore è stato quasi, sono state 10 ore in cui... Vogliamo sapere dove è fuori, perché sai 10 ore per noi è anche settimo torinese fuori. Lo raccontiamo dopo, ma comunque questo ero a Pechino ieri. Giuro che non lo sapevo. C'è pure il jet lag. Io sono venuto da Crema, c'è gente qua che è venuta da Pinerolo ed è molto stanca. E allora in queste 10 ore sull'aereo riesci evidentemente forse a fare quello, forse è lì che funziona meglio il bullshit detector, perché riesci, sei un po' astratto, non hai distrazioni e riesci a ripensare a tante delle cose che hai visto e capire quelle che valgono e quelle che no. Stamattina in sala gialla con una mia giovane collega che poi cito anche per un altro motivo che sta per arrivare, si chiama Stefania Chiale, che è seduta là ed è piemontese, ed è di Pinerolo, perché l'ho fatto la battuta su Pinerolo, e abbiamo parlato dei treni e il titolo del libro che ho presentato stamattina, che è Signori si cambia, il titolo di lavoro era proprio I treni aiutano a pensare. Io sono convinto che il viaggio sia un grande fertilizzante mentale per tutti quanti se lo sappiamo usare, e il treno di più perché non devi guidare, quindi ti esenta da responsabilità di marcia e di manovra, come ha scritto il mio collega Tim Parks, che ha scritto dei treni. Quindi questo c'è. Ma Stefania, mi serve anche per raccontare un'altra cosa. Io ho avuto, a proposito di includere, una cosa che ho detto, che ho messo nel mio spettacolo teatrale, che ho messo nei miei libri, ma che ho messo in pratica, che è ancora più importante. Io sono convinto che includere nei propri gruppi di lavoro persone con competenze di età diverse sia assolutamente fondamentale per fare nascere le idee. Io sono stato, poi però è qua lui, lo racconta lui, sono stato da lui a Boston all'MIT come, cos'è stato, visiting fellow, a trovarli loro in sostanza, cos'era, 6 anni fa, 7 anni fa, e l'ho visto lavorare, quindi vorrei che vi raccontasse, 2009, vorrei che vi raccontasse come, però volevo brevemente dire quello che ho fatto io. La gente dice, ma come sei bravo, tu hai in televisione, hai portato un gruppo di ragazzi nuovi, hai una redazione, sei andato a prendere i più bravi ragazzi che trovavi, 2 tra cui Steph, li ho mandati in video, gli altri erano in giro per l'Europa, uno è andato in Cina, uno è andato in Israele, oppure ma in teatro hai trovato una cantante giovane a Bruxelles, l'altra attrice a Londra. La verità, ho detto, ma sono io che ho fatto un piacere a loro o sono loro che hanno fatto un piacere a me? Mi spiego, non sarebbe bello e naturale se in questo benedetto paese questa diventasse la regola, in cui in tutti i posti di lavoro facilitare questi incontri, perché è chiaro che alla mia età, un'età che per adesso ancora per qualche mese comincia per 5, io posso avere delle idee, un'esperienza, forse anche una capacità di sintesi, forse ne ho più adesso di quanto non ne avessi a 24 anni, ma la fantasia, la freschezza, l'incoscienza, la resistenza, anche fisica, ma non soltanto, di un ragazzo di 28, 25, 27 anni, anche proprio il modo di guardare le cose senza pregiudizi, preconcetti e tutti i pre che ci rallentano, è fondamentale. E io sono convinto che quello che mi è successo di bello in questi anni, la televisione, il teatro, i libri, il giornale, è proprio perché aver lavorato con loro. E questa è stata una scoperta che infatti mi stupisco come tanti resistono, come tanti invece sembra lo facciano apposta per voler escludere la possibilità di lavorare con persone che ti portano una cosa in più. Sostanzialmente credo che siano complementari l'età per cominciare, aggiungo le competenze. Steve Jobs nei suoi gruppi di lavoro a Apple, ho letto, voleva persone diverse, ne voleva uno laureato in scienze naturali, naturalmente c'erano i computer scientist, è evidente, però nel gruppo di lavoro spesso voleva un giurista, uno che avesse una formazione giuridica, che venisse da law school, non più di uno, diceva, che mi sembra una buona regola, avvocati non più di uno, però diceva che la mente giuridica ha una maniera, diciamo, estremamente particolare di guardare le cose del mondo, ed è vero, e quindi era molto utile. Ecco, questo secondo me si tende a fare un po' meno. Una persona piemontese,
abbiamo chiuso il teatro a Ivrea, quindi l'ho rivisto quei posti e quella città, tutta l'operazione magnificata, poi dimenticata per 10 anni, poi torna di moda, che ha fatto Olivetti per esempio, è stato di creare e di mettere nel suo ambiente di lavoro, mettere un poeta a capo delle relazioni esterne. Uno ti prende per matto, la verità è che se tu scegli bene ci sono possibilità di contaminazioni. Ecco, queste contaminazioni di età, di esperienze e di competenze, secondo me sono un grande fertilizzante per le idee. Io ho fatto la teoria, adesso vorrei che raccontassi come si lavora per esempio in un'università come la tua. Smart Cities e tutto il lavoro che hai fatto, è nato, ti sei svegliato un giorno sotto la doccia e hai detto Smart Cities, oppure come ci sei arrivato? Vi racconto, e questo è un punto molto buono, un punto però secondo me, se partiamo da questo punto, l'aspetto importante è fare in modo che in qualche modo questa diversità, cioè la diversità di per sé è un valore. A quel punto dobbiamo capire cos'è che tiene insieme le cose. Quello che mi ha impressionato la prima volta che sono arrivato all'MIT più di 10 anni fa è il fatto che ci si siede attorno a un tavolo, e attorno a un tavolo voi potete avere un premio Nobel e un ragazzo di 18 anni che è appena arrivato in università. E attorno a quel tavolo non c'è gerarchia, attorno a quel tavolo si discute di idee e l'idea viene valutata per quello che è, non per chi l'ha detta, per chi ha più importanza, eccetera. Questa è forse la cosa che mi ha sorpreso di più, nel senso che questo anche prima a Cambridge, in Francia, in Italia, è molto più difficile, in qualche modo c'è l'idea, viene accompagnata da un bagaglio, quindi non si ha ad esempio la prontezza per mettere in dubbio qualcosa che dice qualcuno che è più in alto nella gerarchia, cioè in qualche modo viene accompagnata da qualcosa che le rigidisce. E questa è forse stata la cosa che mi ha colpito di più quando sono arrivato, il fatto che appunto in qualche modo questa diversità che era presente venisse amplificata dal fatto che non c'erano altri schemi, ma quello che contava nella discussione era l'idea. In un certo senso dico, la diversità di per sé è un valore, dobbiamo capire poi come è la diversità da tutti i punti di vista, di età, di provenienza, di origine, di formazione, di orientamento sessuale, tutto quello che volete. Questo è un valore, però quando tu lo metti insieme la domanda è cos'è che poi tiene tutto, che fa la colla tra le persone. L'aspetto bello che ho scoperto all'MIT è che l'idea stessa è quello che poi ci tiene insieme quando siamo attorno a un tavolo. Quello che facciamo, noi lavoriamo su due, in inglese si direbbe con due cappelli diversi, un cappello è quello di professore all'MIT con un gruppo che si chiama Sensible City, là dove siete un po' tra i primi a guardare questo spazio che se volete si può raccontare così. Internet sta diventando oggi Internet of Things, Internet delle cose, sta entrando nel mondo fisico e quindi sta cambiando i nostri edifici, le nostre città, il modo di relazionarci con l'ambiente esterno. È quasi un mondo nuovo quello che Mark Weiser, un grande pioniere dell'informatica americana, aveva definito una nuova era, l'era che lui diceva of calm technologies, in cui la tecnologia finalmente scompare ma l'interazione tra noi e l'ambiente esterno può cambiare. E questo è quello che alcuni chiamano con un nome tremendo, chiamano appunto smart cities, città intelligenti, però il fenomeno dietro un fenomeno robusto, un fenomeno che parte proprio dal mondo della rete e la rete che diventa fisica. E allora questo, in questo cappello al Sensible City Lab, quello che facciamo è cercare di lavorare su questi temi. Lo facciamo effettivamente con persone un po' da tutto il mondo, gli americani sono una minoranza, spero che lo saranno, spero che non venga eletto Donald Trump, se no le cose potrebbero cambiare. Gli americani sono una minoranza, abbiamo persone da tutto il mondo, persone che vengono, se poi pensate alla città avete tre componenti diverse, questa città intelligente, se volete avere una componente, quella dello spazio, e quella che tradizionalmente viene studiata dagli architetti, dai pianificatori, dai designer, poi avete la città della tecnologia, delle reti, quindi magari ingegneri o informatici o anche matematici e fisici che lavorano insieme, ma poi tutto questo alla fine non avrebbe senso se non fosse legato a noi, legato all'esperienza umana, a come viviamo nella città. E quella è la parte per cui ci sono tante persone che hanno un'estrazione invece che viene dalle scienze sociali, che possono essere sociologi piuttosto che economisti, persone comunque che sono più legate a quello che è l'esperienza che poi noi facciamo della città. E allora queste varie discipline, queste persone da tutto il mondo sono un po' quello appunto è stato molto bello avere Beppe 6 anni fa, nel 2009, 7 anni fa, all'MIT, poi che tu hai girato tra vari laboratori, però stando anche nel nostro, con questa idea che un po' dappertutto all'MIT quello che conta è l'idea e la diversità che sta dietro è quasi indifferente, ma è un valore positivo. Già che ci siamo, ma non è che leggono veramente, voi leggete, tu voti in America? No, non voto in America, no.
Allora eleggono, non eleggete, ma c'è il rischio, c'è la possibilità che eleggano, non c'entra niente con, però interessa a tutti, guarda, ti garantisco. Ma guarda, io sono, vi dico, sono preoccupato. Sono preoccupato, beh, innanzitutto... Adesso anche innanzitutto, noi innanzitutto questa cosa noi l'abbiamo già vissuta 20 anni fa, o qualcosa di simile. E l'abbiamo già vissuta 20 anni fa nel senso che voi avete adesso in competizione, avete... Io non voto negli Stati Uniti, però propendevo per Bernie Sanders. E Bernie Sanders, che negli Stati Uniti viene considerato, se volete, un comunista, diciamo, in Europa sarebbe uno di centro, non è che abbia delle idee così, così rivoluzionarie. Bernie Sanders, tra l'altro, nei sondaggi tra lui, Bernie Sanders è comunque una persona che riesce a parlare alle persone, che riesce a mobilitare tanti, per cui se voi andate nei suoi... Chi ha votato nelle primarie per Bernie Sanders voterà per Hillary Clinton, anche questa è la cosa. E questa è la grande domanda, questa è la grande domanda. Cioè Bernie Sanders... Tu fare le risposte, domande fatte io, capito, grande domanda. Dammi una piccola risposta alla grande domanda, perché qua nella sala blu siamo già un po' preoccupati. Allora, no, aspetta, questa, allora, se questa situazione, la situazione è che da un lato vede Bernie Sanders che comunque qualcuno che instillava passione negli animi, magari una passione per l'America di troppo di sinistra forse, però instillava passione negli animi. E dall'altro avete Trump che, quando voi lo ascoltate, in qualche modo è un grandissimo imbonitore, qualcuno che riesce a vendere molto bene le cose. Quando voi lo ascoltate non vi viene il ribrezzo? Se poi ci pensate il giorno dopo, se lo segnate su un taccuino, leggete il giorno dopo, capite che le cose che ha detto sono assurde. Però mentre lo pensate, qualcuno che riesce effettivamente a connettere, non so, in Italia... Spesso non vere, spesso bugie, spesso false, insomma, comunque da tutti i punti di vista. Però qualcuno in Italia direste che riesce a bucare lo schermo, quindi riesce a connettere. A me fa paura il fatto che molto probabilmente sarà Hillary, la candidata del Partito Democratico, che ha esattamente il problema opposto. Io penso che sia una persona, io penso per bene, forse un'epoca diversa, forse, ecco, però quando voi la sentite parlare, una persona con cui non connettete, una persona per cui tanti americani appunto non apprezzano, è una persona per cui oggi, come dicevi tu, se guardate i sondaggi, quelli che votano Bernie Sanders alle primarie sono più propensi a votare per Trump poi alle elezioni che per Hillary. E se questo succede c'è un grande rischio, che io non voglio dire, spero che non succeda, però c'è un grande rischio. Se voi andate a vedere soprattutto negli stati chiave, oggi Hillary e Trump sono testa a testa. Io ho paura che quando i due per la prima volta entrano in televisione insieme, ecco, uno dei due che sa comunicare, l'altro non sa comunicare, per questo dicevo 20 anni fa l'abbiamo visto, perché la comunicazione può cambiare il risultato in elezione, ecco, ho paura che Trump possa averla meglio. E questo penso sarebbe, c'è la copertina dell'Economist di questa settimana, sarebbe un disastro per i repubblicani, per gli Stati Uniti, ma per il mondo intero, insomma. Così. Ecco, devo dire, non c'entra, però le idee sono anche queste cose, che io scrivo un pezzo al mese per il New York Times, e l'anno scorso in settembre un op-ed si chiamava What Italy Can Teach America About Donald Trump, e raccontavo gli errori che abbiamo commesso in Italia, no, ovviamente stiamo parlando di Silvio Berlusconi, che devo dire, dopo la storia di ieri, avete visto la storia, le donne e così via, però diciamo Trump rispetto al nostro è un dilettante, cioè, ma veramente proprio un dilettante, perché comunque su questo aspetto, ma lasciamo. Bene. E ho detto, guardate, al di là, se non vi piace, perché uno potrebbe, qua dentro ci saranno sicuramente persone che l'hanno votato e dicono quindi, però diciamo, partiamo, se non volete che una persona come Trump sia eletta, non commettete gli errori che gli avversari di Berlusconi, sottolineo, gli avversari hanno commesso in Italia, ovvero non trasformatelo in un'ossessione, non parlate solo di lui, non prendetelo seriamente, magari non del tutto e non troppo, ma comunque prendetelo seriamente e costringetelo a essere specifico. Quando Donald Trump dice Let's make America great again, come? Scusi, come? Mandiamo 11 milioni di messicani in Messico, scusi, come? Li prende uno a uno, fa delle corrierine per portare 11 milioni di messicani, a parte che non vogliono, c'è di corrierine, ce ne vogliono. Allora, torniamo esaurito questa cosa, torniamo un attimo all'MIT e ai ragazzi e all'università. Allora, l'università americana, questo lui non lo può dire ma ve lo dico io, è davvero l'incubatore, visto che oggi abbiamo... È una chiacchierata sulle idee, delle idee americane. L'America può, e mi auguro non accada, eleggere un Donald Trump, ma rimane sempre sulla prua del mondo, sì, sulla prua del mondo in genere, perché inventa cose nuove. Internet è stata la più clamorosa, ma ce ne sono state molte altre, perché
esistono dei posti che si chiamano università, il cui compito nel meccanismo di una società che è quella americana è essere gli incubatori delle idee. E gli incubatori delle idee chiamano quelli bravi da fuori, e per chiudere il cerchio e raccontare quello che ho visto io, tu una cosa non hai detto ma hai riferito a me, quando arrivano i ragazzi italiani, spesso i ragazzi italiani sono preparati, hanno una preparazione buona. I ragazzi che arrivano erano al Politecnico di Torino, Politecnico di Milano, ci sono alcune scuole che li... Devo dire che altre volte i ragazzi escono e dopo aver attraversato le università italiane, c'è una sorta di darwinismo accademico nell'università italiana, cioè uno che si laurea bene in un'università italiana dopo aver inseguito, non le due scuole che ho citato, altre purtroppo, dopo aver inseguito un professore che non si fa trovare quando gli devi chiedere la tesi o ti dà il colloquio e poi non c'è, un ragazzo deve superare anche queste cose, quindi ha superato la selezione della specie. Arriva lì, mi avevate raccontato. Le prime due settimane è completamente spaesato. Le prime due settimane spaesato, mi ricordo questo ragazzo di Napoli che è arrivato e mi chiama dall'ingresso, mi dice: come arrivo al laboratorio? Dice: come arrivo? Prendi la scala a destra e vieni su. Si dice: no, ma dove devo chiamare per farmi aprire la porta? Dico: no, come, la porta è aperta. Quindi, cioè, molte di queste cose che ci sono spesso in università italiana, pensate, all'MIT è aperto 24 ore su 24 e ci sono ragazzi anche alle 3 di notte, alle 4 di notte che passano per l'università, quindi è come fosse un posto dove chiunque può andare, e chiunque può andare, diciamo, in un certo senso voi entrate, passate, andate da qualsiasi parte, quindi c'è qualcosa di molto diverso come idea proprio l'università, come uno spazio che è proprio aperto alla città, così come aperto alle idee. Alcune di queste cose per le prime due settimane i ragazzi italiani sono spaesati. Poi è vero che tantissimi se ne trovano molto bene, che fanno grandi carriere negli Stati Uniti, sia come postdoc, come dottorandi, come postdoc, poi come professori. Quindi è vero che c'è una buona comunità italiana all'MIT così come nelle altre università. E devo dire un'altra cosa, così torniamo e parliamo sempre di idee, una cosa che mi piace delle università americane, in particolare dell'MIT, ma ce ne sono altre, e devo dire che ci stiamo arrivando anche noi lentamente, è creare dei luoghi, che chiamiamoli luoghi terzi, che non sono né lavoro né casa, dove ci si può trovare e ci si possono avere le idee. La cosa che mi ha colpito è che addirittura nell'architettura dell'MIT ci sono proprio delle zone nei corridoi, lasciano gruppi di divani, perché hanno capito che in questo modo informale spesso i gruppi si trovano e hanno le idee. È per quello che è così importante. Io penso che uno studio bellissimo sarebbe capire quanto sono stati importanti i caffè con wireless, con wifi, quanto hanno contribuito al prodotto lordo americano in questi anni. Io credo che è un calcolo che non si possa fare, ma avere un luogo in cui ti puoi trovare, lavorare, ragionare, scrivere, ecco perché Starbucks aveva successo in Italia, la gente non va a comprare il caffè la facciamo più buono noi, va a trovare un posto dove con davanti un caffè può farsi venire delle idee, e questo, in questo l'America è brava e noi dobbiamo ancora fare qualche passettino avanti. E questo, per fare una piccola digressione su questo, è un aspetto interessante, nel senso che l'MIT ad esempio è stata una delle prime università, questo come avviene? Avviene quando voi avete la possibilità di essere più flessibili, quindi quando voi potete ad esempio prendere un laptop e andare da un posto all'altro. Questo anche solo 10 anni fa era più difficile, oggi è molto facile, lo diamo per assodato. L'MIT fu una delle prime università effettivamente a coprire tutto il campus con wifi, e noi abbiamo visto un cambiamento radicale. Prima eravamo, se volete, incatenati a una postazione di lavoro, avevamo un desktop, un computer fisso su un tavolo e dovevamo stare a quel tavolo. Dopo, col wifi iniziamo a essere più liberi e possiamo andare dappertutto. Beh, l'aspetto interessante è che in questi ultimi anni abbiamo detto la rete in un qualche modo è quella che sta trasformando le nostre abitudini. Se allora mappiamo la rete, cioè analizziamo la rete, riusciamo a capire meglio queste trasformazioni, e quello che abbiamo fatto è proprio andare a utilizzare tutti i dati della rete MIT per capire come stanno cambiando le dinamiche. Adesso per riassumerle soltanto in due parole, esattamente quello che diceva Beppe è il fatto che, se voi ci pensate, perché andare in ufficio oggi? Oggi non c'è più bisogno di andare in ufficio per lavorare, potete lavorare dove volete, potete lavorare in macchina, potete lavorare a casa, potete lavorare in tanti altri posti, da Starbucks. Il motivo per andare in uno spazio comune è quello di incontrare altri, è quello proprio di lavorare insieme, di farsi venire delle idee. E allora creare degli spazi, dei nuovi uffici che permettano questo è forse oggi una delle sfide più belle. E tra l'altro è una delle sfide che stiamo vedendo proprio come, invece come architetti, che stiamo vedendo
A Milano abbiamo fatto uno dei più grandi spazi di co-working in Italia, lo spazio di Talent Garden, nuovo in via Calabiana, che è proprio basato su quest'idea, così come sono le stesse cose anche che saranno a Torino alla Fondazione Agnelli, così come a Singapore, su come l'ufficio diventa qualcos'altro, perché alla fine non abbiamo più bisogno se non per incontrarci gli uni con gli altri, ma quello è fondamentale, così come siamo tutti qua oggi per lo stesso motivo, per essere gli uni con gli altri fisicamente. È vero, è fondamentale ed è il motivo per cui le città di cui sono stato pronosticato alla fine molte volte, alla fine hanno sempre trovato un modo nuovo di delle ragioni nuove per esistere, perché la gente ha bisogno di stare insieme. Però esiste la possibilità di stare insieme, lavorare insieme e fecondare a vicenda le idee e anche la possibilità invece, la necessità di stare da soli. Io credo che il telelavoro, che è una parola che io detesto, proprio telelavoro, a me sembra il lavoro in televisione, non so, che pure va benissimo, l'ho appena fatto anch'io, però io credo che ci sia davvero un problema, certi capi italiani andrebbero psicanalizzati. Io credo che il desiderio di vedere persone lì che entro una cert'ora e vanno via una cert'ora è una forma di controllo e quindi una nevrosi del capo. Perché un capo sereno, un capo tranquillo, con dei buoni collaboratori, dovrebbe poter dire: ci sono dei momenti in cui dobbiamo stare vicini e stare insieme perché ci aiutiamo a vicenda, ci scambiamo le idee, ci facciamo riunioni, meno possibile. Tra l'altro oggi sul Corriere c'era la differenza fra le riunioni italiane e le riunioni nei vari paesi, un pezzo affascinante. Gli italiani non ascoltano durante le riunioni, parlano fra di loro a gruppetti, quindi sono molte riunioni all'interno di una riunione. E poi soprattutto, questo accade spesso e volentieri, l'ho già visto, non solo in Italia, ma in Italia l'ho visto accadere con una frequenza impressionante, guardano il telefono. Io penso che durante una riunione, se io fossi, l'ho fatto, mi è capitato anche di guardare qualcuno, sono un capo molto bravo, credo, un bravo e comprensivo, forse troppo buono, questo è un problema, però una cosa che non tollero è che durante una riunione uno guardi continuamente il telefono o il computer, questa è una cosa, soprattutto il telefono. Ma se queste riunioni, questi incontri sono fondamentali, è altrettanto importante lasciare la gente pensare, lavorare e stare da sola. Io credo davvero che noi abbiamo un problema gigantesco. Quando io dico, e lo pratico oltretutto, è successo anche adesso, nel gruppo televisivo ho dovuto discutere, ho detto: questa, io ho preso dei giovani giornalisti più bravi che trovavo in giro, questa non è una caserma, è un gruppo di lavoro televisivo. A me che arrivano alle 9:15, alle 10:15, alle 11, se sono pronti al momento buono, sanno fare le cose che gli chiedo di fare, ma a me cosa importa? E invece no, cioè proprio l'istinto è di mettere le persone insieme. Se pensate la famosa storia, il famoso badge d'ingresso, è una forma di sfiducia reciproca, spesso giustificata dai due lati. Però se ci pensate, in un mondo ideale come è loro, la gente dovrebbe poter andare e tornare. Infatti non ti chiedono subito il badge quando vengono. I ragazzi che arrivano dall'Italia all'MIT vogliono sapere dov'è il badge. Non c'è. Perché poi quando fai la riunione non è importante se hai studiato di notte in aereo a casa tua, se l'hai capito in 2 ore, in 4, cosa hai fatto. L'importante è il risultato. E l'idea di portare i risultati è un'idea bellissima che devo dire, le università americane, cos'è una scena di Social Network, mi sembra, quando questi due protestano con Mark Zuckerberg che gli ha fregato l'idea, mi sembra sia il presidente di Harvard che gli dice: guardate che qua non si viene per trovare un lavoro, si viene per inventarsene uno, e li manda via, bello. Ma il fatto di effettivamente di tutto questo funziona se c'è dietro un motore che motiva tutti allo stesso modo. In qualche modo, cioè, non è così facile solo togliere il controllo all'inizio. In qualche modo devi fare in modo che ci sia un allineamento dietro, per cui quando arriva questa libertà diventi automaticamente il modo per cui si lavora insieme, si allineati. La cosa interessante, effettivamente, non c'è nessun controllo all'università, anche sui ricercatori, su quando uno entra, quando
quando uno esce, però alla fine vedete che la gente sta magari fino alle 10 di sera, ma perché ha passione per quello che fa. Allora in qualche modo è fondamentale che questo sia, vada di pari passo con un meccanismo dietro, che è quello che fa sì che gli obiettivi siano allineati, no? Perché questo ti permette poi di fare in modo che questa libertà diventi un plus, invece questa libertà possa andare in senso contrario. Ma per tornare agli spazi, ecco, allora lo spazio, il design dello spazio diventa anche un modo per far sì che ci scambiamo meglio le idee, diventa un modo per immaginare l'ufficio di domani che non sarà come l'ufficio, forse ricordate il film di Jacques Tati, l'ufficio dei cubicles, di questi, tutte queste stanzette uguali, oppure l'ufficio, l'open space degli ultimi anni, ecco, sarà forse qualcosa di diverso, che io credo sarà più legato all'unico motivo che resta per trovarsi il lavoro, che è quello di scambiarsi delle idee, di essere insieme e di fare qualcosa insieme. Chiudiamo su questo, c'è un punto fondamentale, in fondo siamo in un salone del libro e io sono convinto che un libro che leggi, un film che vedi, ci sono, l'ispirazione arriva anche da queste cose, e che esista un confine, che c'è, ma comunque tra ispirarsi e copiare. Einstein, mi sembra fosse lui, diceva che diceva la creatività è saper coprire bene le proprie fonti, lui diceva. E ecco, io diffido di chi vuole scrivere e non legge, esattamente come diffiderei di un musicista che vuole comporre e non ascolta, di un cuoco inappetente. E invece questa cosa succede spesso, capita molto spesso che le persone che vogliono scrivere ti accorgi che non leggono con regolarità per imparare. Allora tu dove metti il confine fra ispirarsi e copiare? Guarda che è un tema interessante. Rispondo in un modo leggermente tangenziale, ed è che oggi una cosa che mi preoccupa è il fatto che, se pensate ai libri, se pensate a quello che leggiamo, ci sono sempre più algoritmi che cercano di dirci che cosa ci piacerebbe leggere, nei libri o nei film. Pensate a quello che fa Amazon, vi dice, ah, ma voi, tu hai comprato tutti questi 10 libri e quindi è logico che compri questo come 11esimo. E io penso che questo sia uno di quei casi in cui la tecnologia invece dovrebbe stare molto, molto lontana da questo aspetto. Penso che la tecnologia sia bella quando ci dà la possibilità di scegliere tra più opzioni, non quando le limita. In un certo senso il libro in cui sono interessato non è l'11esimo libro che è logico leggere dopo averne letti 10, ma forse è quell'11esimo libro che non c'entra niente con quegli altri 10, ma che ti cambia la vita, perché lì scopri qualcosa di nuovo. Con una parola che non saprei come tradurre, serendipity, come la... Serendipità, c'è anche nel vocabolario italiano. Con una serendipità, con una sorpresa, ecco, è quell'11esimo libro che ti cambia la vita. Penso che questo sia uno degli aspetti più importanti, di non usare le nuove tecnologie come un sistema per predire, quello che si chiama predictive analytics, quindi delle analisi che ti dicono hai fatto questo, quindi ti potrebbe interessare quello. Prendi un pattern, trovi una chiave di lettura del passato e la applichi al futuro. Forse la cosa più bella di quello che siamo è quando proprio questa chiave si rompe, quando dopo i 10 libri l'11esimo che non c'entra niente, però è quello che ci apre un orizzonte nuovo. Guardate che questo, chiudiamo parlando di libri, non l'avevamo previsto ma mi piace molto. Guardate che quello che ha detto Carlo non riguarda soltanto la lettura dei libri, magari Amazon è uno di questo sistema, ma riguarda tutti i social. Se avete notato, noi ormai l'hanno ammesso, veniamo spinti a conoscere, potresti, se tu segui qualcuno su Twitter ti dice immediatamente, ah, hai seguito Luigi? Guarda, potresti conoscere anche questo, e anche Facebook ti funziona allo stesso modo, avete visto, praticamente ti suggerisce cose e persone simili a quelle che hai già, quindi limita. Questa è una cosa molto importante, serendipità. Chissà da dove viene la parola serendipity, qua dentro. Oh, bene, posso fare una bella figura. Allora, la parola serendipity, che in inglese è molto usata, in Italia molto meno, vuol dire trovare quello che non si sta cercando. È una cosa bellissima. Serendipity è uguale trovare quello che non si sta cercando. Tu lo sai dove viene? Viene da un libro. Sei anche l'autore? Questo lo lascio a te. Ah, okay. Secondo me... Ma, e poi vai avanti da un libro? Vabbè. Allora, viene da Serendip, era il nome persiano, dell'isola di Ceylon, ora Sri Lanka. Il sultano di Serendip
era partito con una spedizione con tutti gli elefanti per trovare l'oro. Gli hanno detto: guarda che in questa valle dell'interno dell'isola troverai l'oro. Lui è partito per cercare l'oro e l'oro non l'ha trovato, ma mentre era in viaggio è entrato in una di queste valli inesplorate e ha trovato una qualità di tè talmente, che si era prodotto naturalmente attraverso la selezione, talmente straordinaria che si è rivelato più prezioso dell'oro. Lui era partito per cercare l'oro, ha trovato il tè si rivela. Allora, l'idea di essere è stato, credo, che è stato il... Allora, sta cercando, avete visto questa... Cosa? No, no. Aspetta, è stato, adesso mi viene... Walpole, credo. Walpole. Vai, Walpole, io non l'ho visto. 1754. Allora... Oggi ero, cioè, i neuroni un po' lenti, invece questa mi è venuta bene, Walpole. Allora, la storia l'ha raccontata lui, ma guardate che la Serendipity dovrebbe essere una guida e forse l'idea con cui uscire dalla sala azzurra stasera, la Serendipity ha un colore azzurro, l'ho inventato adesso ma suona bene, vuol dire questo, vuol dire trovare quello che non si sta cercando. La libreria di casa, e così facciamo un omaggio ai libri, e forse il vantaggio che hanno i libri FIO sono... Qualcuno lo sa, agli altri lo dico, a me piace Twitter, mi piacciono i social, sono convinto che il giornalismo, che l'internet ha cambiato completamente il nostro mestiere, molti di noi non l'hanno ancora capito dopo 20 anni, ma questa è un'altra conferenza, ma quindi viva tutto, però dovendo scegliere fra un ebook e un libro di carta, io sono per il libro di carta, anche perché posso metterci dentro le ricevute, i biglietti, e quindi la mia autobiografia, se uno vorrà mai scriverla, è soltanto apre i miei libri e viene fuori di tutto, tutte le mie, non soltanto WhatsApp, dove c'è parte della nostra vita ultimamente, ma anche nei libri. La libreria di carta consente la Serendipity. Molte cose che io ho sono stati libri che la sera che non sapevi cosa fare, o magari devi andare in bagno, altro posto che abbiamo trascurato, ma è una grande forma. Qualcuno mi dice: guardi, io tengo i libri in bagno di fianco, e guardi, è un grande complimento, perché in quei momenti non si bleffa. Cioè, in quei momenti non puoi portarti un odioso. Se lei porta me, mi fa piacere. Poi l'autore di un libro, attraverso un libro non vede, tu leggi lui e non funziona così. Allora, è bellissimo, io devo dire, posso farvi... Ho fatto una prova, ho detto prendo un libro a caso e vedo se viene fuori una rubrica per il Corriere. L'ho fatto, non l'ho fatto sempre, l'ho fatto 4 volte nella mia vita e 4 volte è venuto. Ho tirato fuori un libro di Sbarbaro, il poeta, e c'era una frase meravigliosa, ho scritto una rubrica che riguardava il calcio. Ho preso l'altro giorno Conversazioni in Sicilia di Vittorini, mi sono accorto che c'era l'attacco che stamattina Stefani ha letto di lui che scende verso la Sicilia a fare questa strana conversazione psicanalitica con la madre. Ed è un libro che non avevo cercato, perché non ho detto allora adesso andiamo a cercare Vittorini e leggiamo questa cosa, e potrei andare avanti moltissimo in questo modo. Io ho trovato libri e che poi mi hanno aperto intere strade, addirittura libri miei. Mi ricordo, Prezzolini, Modeste Proposte, forse da lì era una... Dentro c'era una delle Modeste Proposte, era punire con la reclusione chi intende insegnare inglese in 48 ore, che mi ha sempre divertito. Prezzolini aveva questa idea. E il mio libro, L'inglese lezioni semiserie, con cui ero venuto a Torino nel 1992, quando avevo i capelli neri, e tu giocavi con Lego, immagino. Chissà cosa faceva con Lego lui, posso solo immaginarlo. Lego di Carlo Ratti deve essere stata una cosa. Adesso l'hanno esposto al MoMA. Allora, quando... nel 92 penso che quel libro, L'inglese lezioni semiserie, che magari qualcuno conosce e è servito davvero invece a provare a familiarizzare con l'inglese, è nato da un libro preso a caso in cui c'era una frase. Ti piace tutto questo? Devi dire di sì. Beh, mi sembra che sia siamo partiti dicendo proprio che la diversità è quella da cui parte poi l'idea. L'idea è quello, sono le connessioni nuove che noi facciamo alla diversità. E forse questo è lo stesso, la diversità nei libri, che sono le idee che qualcun altro ha esposto per noi. Questa diversità che se riusciamo a aumentare, non a ridurre con i social, è quella che ci porta avanti. Quindi forse se questo del libro è lo stesso del punto di partenza. Siamo ritornati nel campo dei libri a quello a cui eravamo partiti nel campo del l'idea. Ecco, e se posso una raccomandazione, è stato un viaggio un po' irregolare, ma andava bene così, alla fine di un salone, la domenica sera, siamo tutti stanchi, però ricordate che
abbiamo cercato di mettere un po' di metodo nell'immaginazione oggi. Non ricordate che c'è sempre, come c'è la pubblicità dei pneumatici, che di cos'è? Non c'è potenza senza controllo, viceversa. È la stessa cosa. La potenza è l'immaginazione, ma il controllo è il metodo. Ci deve essere un metodo, dobbiamo imparare i metodi di prendere le idee che ci visitano ogni tanto, di creare le occasioni per farci visitare dalle idee, dall'ispirazione, e non avere paura a costruirci un metodo. Perché invece l'ispirazione senza metodo è... e spesso diventa velleità, ma il metodo senza ispirazione diventa noia o prevedibilità. Grazie. Vuoi finire tu? No, va bene, no, così. No. Grazie, buona, grazie di essere venuti a trovarci.